mantenere quel clima di attenzione, in qualche modo di intensità, perché vado a presentarvi un altro esimio collega, Corrado Augias, benvenuto, buonasera e benvenuto di martedì. Le ultime 18 ore di Gesù per Einaudi è l'ultimo libro di Corrado Augias, ne parliamo e non è, ecco, forse inquadrato, eccolo qua, le ultime 18 ore di Gesù, perfetto. Però è un libro interessante che attraversa, come spesso lei ha fatto, le vicende anche religiose, spirituali, della cultura storica del nostro vivere. E per questo io però parto da un'altra cosa. Lei ha visto... Lei è libero. Ha visto il coming out del Monsignore. Sì. Il dichiararsi gay di un Monsignore che ha detto io ho un compagno, la Chiesa ci deve pensare, questo non può rimuovere questo dato di fatto. Che impressione l'ha fatto? È una provocazione. Come sempre, come spesso accade, le provocazioni suscitano polemiche, dibattiti... E poi vanno a finire da qualche parte, vedremo dove va a finire questa, per il momento non lo sappiamo. Non è una provocazione, è un termine che lascia intendere che c'è un ragionamento dietro, forse. Certo, ma difatti il momento scelto è chiaramente studiato. Perché alla vigilia del sinodo. Ora ne parleremo con un simpaticissimo monsignore che ci parlerà di questo, del sinodo. Però è stata vissuta per molti come un'esplosione invece di umanità. Basta, io lo devo dire, io amo un uomo, questo è il mio compagno, la Chiesa non può chiudere gli occhi. Lei dice invece, valutiamola con occhio giornalistico. Floris, lei non è nato ieri, come dimostra ogni settimana, quindi è chiaro che la scelta del momento, che è proprio alla vigilia di quando si riunisce il sinodo sulla famiglia, che però deve discutere anche quei problemi lì, è scelto tatticamente. Che poi ci sia sotto anche una spinta umana per sollevare un problema che sicuramente esiste, come no? Certo, anche. Scelto tatticamente, quando c'è una figura così dirompente, così carismatica come quella di Papa Francesco, uno pensa o è a favore o è contro di lui questa scelta. Lei che idea si è fatta? Guardi, il sinodo è diviso, come lei sa meglio di me, e quindi Papa Francesco sicuramente vorrebbe fare delle innovazioni, l'ha detto, l'ha lasciato intendere, però deve essere molto cauto, perché è già circondato da molti nemici, non può rischiare di farsene ancora. Dunque, le innovazioni dottrinali, se ci saranno, saranno millimetriche. E questo è come se qualcuno gli avesse detto, guardate dove vuole arrivare, o no? No. Questo è troppo? No, questo non può darsi che sia, ma non credo. Ci torniamo, Corrado Augias, se lei è d'accordo. Però veniamo al suo ultimo libro. Allora, cosa è successo nelle ultime 18 ore di Gesù? Beh, il titolo dice una cosa alla quale raramente si pensa, che raramente viene detta, che cioè dal momento dell'arresto al momento della morte passano per l'appunto 18 ore, perché siamo nel mese di Nissan, primavera, la Pasqua, l'arresto avviene con la notte caduta, arrivano con le torce accese, la morte è alle 3 del pomeriggio del venerdì, quell'arresto la sera del giovedì. Questo vuol dire, tra l'altro, che tutti i fatti che ben conosciamo si svolgono durante la notte. Raramente o mai si pensa a questo. Tutto il processo, Pilato, Erode, ripilato, la fustigazione, cioè, tutto durante la notte, perché la sentenza di morte è emessa all'alba. Lei ne parla come se fossero cose successe davvero, abbiamo una cronaca, è un fatto storico, è un fatto di fede? Che un profeta sia stato giustiziato a Gerusalemme in quegli anni è sicuro. Su questa sicurezza di base poi è stata costruita una poderosa religione, quello è tutto un altro discorso. Io nel libro, che è anche in gran parte romanzo, racconto la cosa dal punto di vista storico, ponendomi, lei che è appassionato di politica, ponendomi in primo luogo dalla parte di un paese, come era la Giudea allora, occupato militarmente da un esercito brutale, quali erano i romani, con un disprezzo reciproco che animava romani verso giudei e viceversa,
e con questo profeta che va come un pazzo a sfidare entrambi questi poteri. Perché entrambi? Lui cosa fa di così rivoluzionario e dirompente? Beh, con le altre autorità del Tempio fa quello che sappiamo. Lui è un ebreo, muore da ebreo, questo lo dice anche il Concilio Vaticano II, però vuole rinnovare profondamente la dottrina. Si può immaginare che gli altri sacerdoti vedessero con favore un tale individuo. Se io e lei andassimo prima di Bergoglio, diciamo Ratzinger, a San Pietro e cominciassimo a rovesciare i banchi dicendo basta questo mercimonio, che ci succederebbe? Non ci crocifiggono, ma sicuramente basta, qualcuno lo chiamano, sì. Qualcuno lo chiamano. Lei c'entra molta della sua riflessione sul discorso delle beatitudini. Non ho capito. Lei c'entra molta della sua riflessione sul discorso delle beatitudini. Ci ricorda qual era e perché è così importante? Beh, il discorso della montagna o delle beatitudini è quello in cui Gesù espone la sua dottrina, il suo punto di vista, che è centrato sulla misericordia. Non a caso, e qui la riporto io all'attualità, Bergoglio, aprendo questo sinodo, ha ripetuto 3 o 4 volte: attenzione, questo non è un congresso di partito, questa è una riunione pastorale, sinodale, e la misericordia deve essere la parola che ci guida. Ecco, Gesù, in quel discorso della montagna o delle beatitudini, che sarebbe: beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio, beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Quello si rivolge agli ultimi, diciamo. Certo, lui lo fa sempre. Non solo gli ultimi, ma veda Floris, se guardiamo la traduzione greca della Bibbia, la famosa traduzione dei 70, sa gli ultimi come sono indicati in greco? Ptokoi, ptokos, ptokoi al plurale, non sono i poveri, sono i miserabili, proprio la feccia della terra. Una cosa. Senta, e lei si chiede perché lo condannano a morte. Scusi, ma la risposta ci si mette da solo nella tenaglia. Ma la colpa di chi è? Dei romani? Perché leggendo i Vangeli, insomma, molta si lascia intendere che grossa della responsabilità sia del problema del popolo ebraico, no? C'è una frase nel Vangelo di Matteo, sulla quale nel libro ho dedicato alcuni, che lo stesso Papa Ratzinger scrive nel libro L'infanzia di Gesù. Questa frase non è sicuramente attribuibile alla storia. Quale frase è? È la frase alla domanda di Pilato: devo condannare un innocente? La risposta: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Una frase terribile dalla quale è derivato quello, sì, che sappiamo. Perché Matteo mette in bocca a tutto il popolo, dice tutto il popolo? Perché lui voleva scaricare ogni colpa da Pilato per rendersi gradito ai lettori romani, diciamo, e addossarla tutta sul popolo ebraico. Cioè c'è un intento. Lei però parla del Vangelo come di un romanzo che cerca un pubblico. Sì, sì, sicuramente. Matteo è un testo scritto dopo il 70 ed è sicuramente, si vuole rendere gradito ai romani. Ma è una cronaca di qualcuno che ha visto succedere queste cose o è un riassunto di quello come che si dice? Come lei sa, la tesi storiografica, una delle tesi storiografiche che a me, che prediligo, è che nessuno degli autori del Vangelo è testimone diretto dei fatti, tantomeno Giovanni, il cui testo è attribuibile alla fine del primo inizio secondo secolo. Ma lei è credente? No, sono ateo. Però sono profondamente innamorato di Gesù. Senta, lei stessa ha portato più volte il discorso sulla figura attuale di Papa Francesco, no? È una cosa che viene quasi spontanea, perché in fondo è stato dirompente per il mondo della Chiesa, come almeno noi di questa generazione, delle generazioni immediatamente precedenti, l'abbiamo conosciuto. È una persona che ha completamente cambiato il verso, si direbbe in politica, al mondo della Chiesa. Qual è, dal suo punto di vista, il ruolo politico di Papa Francesco? Se individuiamo quello di Gesù, si può individuare anche quello di Francesco. Lui ha due linee, due capitoli. Il primo è quello sociale, e lì non c'è da dire niente, perché
è dichiarato, esplicito, ripetuto continuamente. L'altro invece è quello dottrinale. Il piano sul mentre sul primo lui è lanciatissimo, sul secondo, come dicevamo prima, è molto cauto. È molto cauto perché sa di incontrare lì delle resistenze molto forti. C'è un libro di un vaticanista uscito qualche mese fa che titolo Francesco tra i lupi. Dal punto di vista dottrinale lui è tra i lupi. Perché si muove a spizzico, fa piccole cose perché sa che queste gli possono costare parecchio. Che poi magari politicamente, visto che lei vuole l'aspetto, che poi magari da smentire, non dico sono stato mal interpretato come diceva quello perché è troppo volgare, ma insomma da fare qualche passo crea un piccolo spazio nel cui qualcuno magari in futuro si potrà, però non voliamo troppo alto, la porta in basso, guardi il Senato. Se posso, è così. Senatrice, invitiamo all'ordine senatore Barani. E molte forze di opposizione stanno votando favorevolmente. Vi ricordo che il 40% del GAL sta votando questa riforma. Sono una decina. Prego i commessi di intervenire. Questa è la vaselina della buona scuola. Mettetela a bilancio dello Stato italiano e datelo a ogni professore. Allora, Augias, questo è il Senato. È sempre stato così? No, guardi, uno di quegli sventurati là, quello che è stato immobilizzato in quel gesto osceno, a commento ha detto queste testuali parole. Io non c'entro una mazza con la volgarità. Sì. Lei si rende conto? L'ho letto anch'io. Cioè, quella vecchia figura retorica che lei, come me, ha studiato al liceo, la contradictio in terminis, lui l'ha esemplificata. No, quella è l'immagine dell'Italia più degradata, purtroppo, ma non vale la pena. Forse. Lei si fida di una riforma fatta da quel Parlamento? Io credo che l'Italia abbia bisogno di una riforma. Di una riforma anche che abolisca il bicameralismo perfetto. Ci ho sempre creduto. Il mio giornale l'ha scritto per anni. Quindi questa è l'occasione, diciamo. Intanto un passo avanti sarà nell'ottica che diceva Di Francesco, un piccolo passo che allarga qualcosa. Sì, insomma, certo, sarebbe meglio se ci fosse Piero Calamandrei, Luigi Einaudi. Invece guardi chi c'è che sorregge questa riforma. Vediamo Verdini. La maggioranza, sai, è come il vento. Che rischia di finire in miglia vacca quando Gotor si sveglia e poi si... Senta, ecco. Floris, nei miei tardi anni io sto cercando di... Certo seguo quelle cose perché sono un cittadino, ma sto cercando di tenermi, come vede... Lontano da qui. Perché mi fa vedere queste cose? Glielo faccio... Per vedere se pensa una cosa. Secondo me ci sono due aspetti di questa canzoncina di Verdini. Il primo è che parla di piccole camarille, non la corrente, i nomi dei singoli parlamentari. La seconda, c'è un narcisismo forte, no? Che viene anche riconosciuto dalla telecamera. Cioè un uomo che si mette a cantare una canzoncina per farsi sentire. Questo è un tratto di solo quella persona o è un tratto di una classe dirigente che ci sta governando? È lo specchio di un paese il cui livello di acculturazione media è troppo basso. Questo è. Quella gente là. Quei senatori sono né più né meno, rispecchiano né più né meno, ahimè, una parte non piccola del popolo italiano. Caro Floris, la vogliamo guardare in faccia il male? È così. Guardi, qualche giorno fa c'è stata una polemica di Umberto Eco sull'uso disinvolto eccessivo del tu e sì. Sulla pratica abolizione del lei. Non si tratta, una persona anziana dice, ma lei è rimasta all'Ottocento, no?
Si tratta del fatto che tra il lei impone una forma, che il tu non implica, il tu affettuoso ovviamente è un'altra cosa, ma il tu immediatamente non implica la forma. Ecco, quelli hanno perso le forme. Del rispetto, diciamo. Ho un'ultima domanda per lei. Le piace Renzi? Questa è la penultima domanda, se mi permette. Prego, l'ultima. La vorrei su Gesù e non, me la tagli. Si faccia una domanda e si faccia allora, risposta. Allora, io il compenso rispondo con franchezza alla penultima. Sì. A me Renzi non piace, però lo ritengo necessario in questo momento, perché solo un uomo con le sue caratteristiche di sfondamento poteva riuscire, secondo me, a rompere una crosta di 20 anni di immobilismo. Augias, allora l'ultima domanda gliela faccio volentieri sul libro. Cos'è la cosa più vera che ha scoperto della storia di Gesù in un racconto che è fatto di cose vere, di fantasia, di fede? La cosa più vera che ha scoperto? Che Gesù, lo dirò in poche parole perché è una cosa delicata, che Gesù, trattato come io cerco di fare, dal punto di vista storico, e dunque con i suoi scatti, le sue insofferenze, la sua a certi momenti ferocia, è un personaggio molto più drammatico, tragico, e molto più affascinante di come non lo rappresenta il Gesù coperto dal velo rasserenante della teologia. Non lo leggo. Corrado Augias.